Buonasera a tutti. Stasera è l'ultimo di quelli degli incontri quaresimali, perché poi andiamo verso la settimana santa. È vero che la quaresima termina il giorno di santa mattina, però diciamo che la settimana santa ha i suoi limiti particolari. E proprio perché è l'ultimo gruppo, che è il gruppo della durata, e c'è molta devozione in questo gruppo di tanta gente, si è fatta la scelta di essere qui in presenza, diciamo, un gruppo essenziale, oltre naturalmente il consiglio del gruppo della Dolorata, il consiglio dell'Unione Maestranza, le autorità, diciamo, civili e militari, in questo caso pure, e poi la presenza di alcune persone importanti, diciamo, significative per un discorso di fede, non perché gli altri non sono significativi, ma che hanno un significato particolare, che sono i seminaristi della diocesi, che sono coloro che si stanno preparando a diventare preti, e quindi il cammino verso il presbiterato. E poi ci sono un gruppo di suore, soprattutto delle suore che fanno un servizio qui al centro storico, e quindi abbiamo le mostre della parola che stanno a Santa Maria di Gesù, il loro carisma è quello di una evangelizzazione in particolare, il gruppo delle suore e sorelle povere che si trova nella quella che chiamiamo la chiesa di Santa Rita, il gruppo delle suore, mi chiamo della cattedrale, questo è il nome del suo, di Maria di Nostra Signora di Fatima, no? Giusto? Sì. E poi le apostole del Sacro Cuore che si trovano in episcopio, che fanno un servizio nell'arco della speranza, nella casa d'oroso, e quindi ognuno di questi gruppi o seminaristi o di religiosi, diciamo che hanno un significato particolare di servizio all'interno, specialmente nel centro storico della città. Probabilmente poi pagheremo di vincere il signor prefetto, grazie alla sua partecipazione, che condivide con noi anche questo momento di preghiera. Ecco, quindi diamo inizio, prima nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi e con il vostro Dio. Ora cantiamo un canto, ma se io vorrei mettere la faccia nei candeli davanti alla Madonna e nello stesso tempo le candele votive che sono a fianco.
Maria la Santissima Colorata, con il cuore trafitto da un pugnale, seguendo l'urla del figlio, chiude la processione. Il simulacro sfila a volte un manto nero di pelo che ricopre gli abiti in tela del corpo. Maria è raffigurata come madre dolorosa, un soggetto che non ha riscontri nei passi evangelici, ma che trova riferimenti in una tradizione devozionale affermatasi particolarmente nel secolo XIII, periodo in cui sorsero diversi santuari in suo nome e furono composte le prime opere a lei ispirate, come le lapidi e i componimenti latini di Jacopo Redatori. Al celebre testo dello Stato de Mater si sono ispirati i musicisti di ogni epoca e la Vergine Addolorata è stata il soggetto durante il corso dei secoli di tante opere pittoriche e scultoree di grandi maestri, tutti impegnati nell'esprimere la grande sofferenza di Maria. Veste i colori del lutto, tanto da essere anche denominata Nostra Signora del Lutto, tunica grigia, impreziosita dalle colori a mezza luna, pinolo zecchino e mantello blu, entrambi in telecolla, modellati attraverso le pieghe, sì da creare effetti plastico-pittorici. La mezzaluna, qui utilizzata come elemento decorativo, allude anche al concepimento immacolato di Maria. La caratteristica peculiare del simulacro, oltre che nell'espressione di composta sofferenza del viso con lo sguardo rivolto verso l'alto, sta nella resa rappresentativa del dolore attraverso la naturale musicatura delle mani. La sinistra sul petto, quasi a sorreggere il simbolico cuore, sormontato da un fermento capito dalla spalla, e la destra protesa in avanti a misurare lo spazio, in un gesto di pietosa osservazione, come per richiedere l'intercessione divina, coinvolgendo il fedele e rendendolo partecipe dei propri sentimenti di dolore. Il cuore, evidenziato dalla fiamma, e il pugnale che lo trafigge, entrambi in argento secolo XX, sono i simboli che meglio identificano la tipologia dell'immagine, rispondente al tradizionale modello iconografico della Dottorata. Il pugnale allude alla profezia di Simeone, che in occasione della presentazione di Gesù al Tempio aveva creduto a Maria che una spada le avrebbe trafitto il cuore. Non sappiamo quando il simulacro cominciò a far parte della processione, ma considerato che a Palermo i genovesi già nel 1590 avevano effettuato una processione di Gesù nell'urna e della Madonna curata dagli spagnoli, è presumibile che anche a Trapani due simulanti ne facessero parte fin dall'origine. La prima documentazione riguardo a Nostra Signora del Lutto si ha nel 1659 per l'offerta della musica da parte dei senatori trapanesi. Un documento del 1695 attesta inoltre che assieme a 15 gruppi partecipavano alla processione Cristo nel monumento e Nostra Signora Maria Addolorata. Quest'ultima era affidata ai patrizi e accompagnata anche dai senatori della città. Nel 1873 i patrizi l'affidarono ai Colchetti. L'Addolorata durante tutto l'anno era oggetto di venerazione presso la chiesa di San Michele. E quando nel 1720 i gruppi furono trasferiti nell'oratorio antico, fatto costruire appositamente, rimase nella chiesa assieme a Osignore e Nuovo. L'opera è stata comunemente attribuita a Giuseppe Milanti, appartenente a una famiglia di scultori trapanesi nato nel 1661. È quindi impossibile che la statua del 1659 fosse stata da lui realizzata. Si può ipotizzare invece che ne fosse autore Leonardo Milanti, padre di Giuseppe, il quale nel 1661 eseguiva il crocifisso ligneo della chiesa di San Francesco d'Assisi, apponendomi la data delle sue iniziali LM. Una trasposizione di nome
come talvolta accade nella storiografia, avrebbe potuto confondere Giuseppe con Leonardo, lasciando tuttavia l'attribuzione nell'ambito della famiglia Milani. La statua attuale, per i connotati stilistici, sembra tuttavia riconducibile alla fine del secolo XVIII, allorquando, con molta probabilità, fu rinnovata o completamente rifatta. Lo dimostra l'andamento parallelo delle pieghe del manto e della tunica che rimanda a stilemi neoclassici. I connotati formali, volto allungato e inclinato, naso affilato, bocca dischiusa dalla quale traspare la dentatura, espressione sofferente, attestano comunque il persistere nella scultura siciliana della componente pietistico-devozionale che nel secolo XVII aveva avuto il suo degno rappresentante in Fraulmine Cattedrale. Va inoltre ricordato che la statua subì danni durante il bombardamento del 6 aprile 1943, che colpì la chiesa e l'annesso oratorio di San Michele, dove erano ospitati i sacri gruppi, e che, come accadde in altre statue, i successivi restauri furono effettuati rimodellando sommariamente le pieghe e riutilizzando anche arbitrariamente parte scultore in legno. Lo confermano i piedi di simile simulato. Con Maria Donata, da sola sulla sua mano, preceduta da un corteo di due figlie di donne vestite di nero, si chiude la lunga processione dei misteri. Il suo passaggio e soprattutto il suo rientro nella chiesa del Purgatorio sono momenti di grande commozione e di intensa partecipazione. La Sacra Immagine, coinvolgendo lo spettatore attraverso la componente realistica, suscita pietà, rispetto, commozione. Il simulacro, attualmente curato dai camerieri, cuochi, cocchieri, autisti, baristi, pasticceri, albergatori e ristoratori, nel 1998 è stato restaurato da Concetto Mazzari e nel 2014 da Elena Vittere e Nico Acci.
Dona loro l'eterno riposo e la tua luce di misericordia splenda su essi e dona pace e consolazione ai loro cari. A questa intenzione avremo intenzioni diverse da come abbiamo fatto in questi sabati, per ogni decina di rosario, però voglio far diventare questo rosario una preghiera universale. Penso che ognuno di noi avrà visto in qualche occasione quelle parole del rosario colorate. Non è per dare un colore ed essere colorate, ma queste parole del rosario colorate si chiamano parole missionarie, perché ogni decina ha un colore diverso che richiama un continente. Quindi facciamo anche, oltre a questa intenzione, abbiamo l'intenzione di un continente per tutti i luoghi di quel continente. Cominciamo appunto con il continente dell'Africa. Quindi a questa decina preghiamo per tutti coloro che vivono nel continente africano. Sappiamo bene le situazioni diverse che ci sono in questo continente. Nel primo mistero del dolore si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Dal Vangelo secondo Marco. Giunsero a un potere chiamato Getsemani ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vediamo. E come abbiamo fatto in questi sabati, insieme recitiamo la preghiera del Padre nostro. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Ci mettiamo seduti e le avventure saranno dette da una persona o una decina, una persona, e tutti noi rispondiamo con la seconda parte dell'Ave Maria. Già sappiamo che la prima parte dell'Ave Maria è evangelica, la seconda parte invece è dalla tradizione cristiana. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, e serve al fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il secondo mistero del dolore si contempla la flagellazione di Gesù. Pilato diceva loro: che male ha fatto? Ma essi gridarono più forte: crocifiggilo. Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà la loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Insieme. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi e noi rimettiamo ai nostri debiti, e non ci abbandonare. Santa Maria, Madre di Dio.
tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, Figlio e allo Spirito Santo, come nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preserva il tuo popolo dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente
Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo. Salve, re dei Giudei. Egli percuoteva il capo con una canna, gli sputava addosso e piegando le ginocchia si prostrava davanti a lui. Padre nostro, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, per amore del Signore, che sei Thank you.
siamo tutti fratelli dell'unica umanità. Quarto mistero del dolore si contempla Gesù che sale a Calvario. Dopo essersi fatto beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo, costrinsero a portare la sua croce lontana che passava un certo Simone Cirene che veniva dalla Campania, padre di Alessandro e di Rufo. Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga per noi, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri deboli, come anche noi e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, o Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porgi al cielo tutte le anime, preservaci dal fuoco
Signore, ti prego per i volontari, i collaboratori, i componenti della nostra realtà musicale e del direttivo di questa associazione, che possiamo essere sempre più uniti dal tuo amore glorioso sotto lo sguardo della Madre nostra adorata, che la preghiera che le rivolgiamo lasci dentro di noi il segno indelebile del suo amore. L'ultimo continente per cui preghiamo sono le Americhe. Sappiamo bene che potremmo dire l'America nel nostro linguaggio, quando diciamo al singolare pensiamo solo l'America del Nord, in particolare gli Stati Uniti, la centrale l'America del Sud, perché sappiamo bene come nelle Americhe i contesti sociali sono molto diversi. E anche queste Americhe saranno recitate e ci sono qui presenti persone di questo continente, saranno recitate da una persona di questo continente, proprio perché li abbiamo presenti per tutte le persone, per tutto il mondo. Dal quinto mistero del dolore si contempla Gesù muore sulla croce. Alle tre Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Detto questo, alcuni dei presenti dicevano: ecco, chiama Elia. Uno corse ai suoi padri che accese una spugna, la fissò sulla canna e gli dava da bere dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dato un forte grido, spirò. Padre nostro, grazie, Signore con te, tu sei benedetta tra
per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era all'inizio, ora e sempre, nel secolo dei secoli. Amen. Gesù, difendono la nostra gloria, e se sei il nostro nome, il cielo, insieme salve Maria, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te veniamo noi, figli di Dio, a te sospiriamo, benedetti e benedetti in questa valle d'acqua. Ogni dubbia, prega nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi, misericordioso, e mostraci con questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. Sappiamo che questo incontro del sabato è un po' più lungo degli altri incontri che abbiamo fatto durante la settimana. Siamo arrivati all'ultimo di questi incontri programmati. L'ultimo però che non significa fine, significa porta aperta verso quella che è la settimana. Perché non c'è mai un qualcosa che diventa ultimo per finire. Ma ogni cosa che facciamo può essere ultima per un nuovo inizio. E non possiamo non ricordare oggi, e se non ricordo male, proprio un anno fa oggi, 27 marzo 2020, Piazza San Pietro, vuota, con la pioggerellina, con il crocifisso di San Marcello e con l'immagine della Madonna. Il Papa solo in quella piazza che prega e noi tutti incollati allo schermo televisivo per seguire quella preghiera, perché tutti eravamo in quella situazione, in cui il mondo versava. Oggi non siamo ancora scelti, però rispetto all'anno scorso non potevamo essere nemmeno qui fare questa preghiera insieme. Eppure tutti pregavamo. Quante richieste ci sono arrivate di quella messa del Papa del mattino? Alle 7 del mattino, persone che si alzavano presto, normalmente non lo facevano, per seguire quella messa. E quella preghiera lì, con Piazza San Pietro, che noi solo a ricordarlo, a vedere quella foto, ci mette in un atteggiamento di non solo di commozione, ma anche di grande, a volte non disperazione, perché il Papa ci dava senso di speranza, ma sicuramente di desolazione. Siamo soli? No, il Papa da solo ci faceva sentire uniti in tutto, con tutto il mondo. Ecco perché ho voluto dare a questo rosario di questa sera questo annuncio universale, non perché ogni preghiera è sempre per tutti. Oggi ho voluto sottolineare che noi non siamo soli, ma siamo fratelli tutti di un'umanità, fratelli tutti, il titolo dell'Encirclica del 2005 del Papa. Il Papa nella solitudine di Piazza San Pietro ci apriva le porte a una fraternità universale. Ci faceva un po' paura, un po' tremore, ma nello stesso tempo le sue parole erano forti. Di un uomo nella debolezza dei suoi anni, ma nella fortezza della sua fede. Oggi siamo a un anno di distanza. Tante cose sono migliorate, ancora abbiamo un cammino da fare. E il cammino qual è? È il cammino della solidarietà. È il cammino che ci deve sempre più fare riconciliare. È il cammino che ci deve fare in modo che siamo sempre più. E il cammino della Quaresima che abbiamo fatto, non possiamo non dire una parola per tutti gli incontri che abbiamo fatto, siamo al 22° incontro. Abbiamo percorso i nostri gruppi dei misteri uno per uno, gustandoci sia la descrizione artistica di questi gruppi,
come umani, non perché non siamo affezionati agli stelli o perché nel passato non lo facevamo, ma forse eravamo presi da tante altre cose necessarie, probabilmente, non lo so, ma eravamo presi da tante cose, dalla musica, dal movimento. Il fatto invece che abbiamo vissuto nel silenzio, sia i presenti, sia tutti coloro che hanno partecipato nelle dirette che grazie al detto stampo dell'Unione Maestranza abbiamo potuto avere e anche altri che hanno partecipato, abbiamo goduto. Io posso dire che abbiamo goduto di sé, come non mai. Questo ci deve bloccare se il prossimo anno siamo che le cose vanno tutti bene e riusciamo la professione, non ci deve bloccare questo, ma ci deve fare perché quello che abbiamo goduto di preghiera in questo anno portiamo al prossimo anno affinché insieme alla professione, insieme a quello che vivremo, viviamo l'interiorità delle cose. E allora anche una cosa così terribile come la pandemia deve saperci prendere dentro e fare in modo che diventi una risorsa. Noi non possiamo dimenticare le morti, i malati, la gente che si è prodigata, se si è sentiti veramente nel fratello, non li possiamo dimenticare, ma non dobbiamo cancellare alla prima occasione che forse magari sarà finita questa pandemia. Tutto ritorna come prima. Non possiamo far ritornare tutto come prima, ma tutto ciò che abbiamo acquisito di bene lo dobbiamo far fruttificare. Questo è importantissimo. Noi non aspettiamo che tutto ritorna come prima. Noi aspettiamo un tempo nuovo in cui tutto si rinnovi. Certo, abbiamo bisogno degli abbracci, abbiamo bisogno dei baci. Noi siciliani in modo particolare. Abbiamo bisogno delle strette di mano, abbiamo bisogno delle panche sulle spalle, abbiamo bisogno di conforto, di amore, ma dobbiamo essere nuovi. Dobbiamo dimenticare il passato che ci ha divisi e costruire un nuovo che ci riconcilia e ci mette in comune. Isaia dice: non ricordate più le cose passate, voglio fare io una cosa nuova, proprio ora c'è voglia, non ve ne accorgete. Io oggi vi dico con Isaia, proprio ora c'è voglia, non ve ne accorgete. Siamo ancora dietro alle nostre idee, a chi deve fare una cosa, a chi un'altra, siamo ancora dietro alla nostra sede di potere, stiamo ancora dietro al nostro egoismo. Abbiamo sbagliato tutto. Se andiamo dietro a tutto questo, oggi dobbiamo andare dietro all'uomo, a servizio dell'uomo, all'eccellente, all'uomo morto sulla croce per noi. Dobbiamo essere con Maria addolorata, piangenti ma pieni di speranza, perché Maria condivide il nostro dolore. Ma Maria è colei che condivide con gli apostoli l'attesa dello Spirito, che condivide con gli apostoli la comunità, e colei che viene accolta nelle cose del discepolo che Gesù amava, come abbiamo detto nel nostro cammino, e che noi accogliamo dentro di noi. Non è più tempo di litigi, è tempo di chiarezza, di verità. Non è più tempo di ricriminazione, è tempo di verifica e di dire: essere una persona nuova a servizio degli uomini. E questo, come ho detto in tutti questi giorni, deve partire dalla persona che parla vicino ai bambini, fino alle persone che hanno responsabilità più alte di ogni tipo, di responsabilità religiose, responsabilità economiche, responsabilità amministrative, responsabilità politiche. Se noi abbiamo davanti questo, costruiremo un mondo nuovo, un mondo migliore.
Se invece vogliamo tornare al passato, costruiremo un mondo fatto di divisioni, fatto di recriminazioni, fatto di guerre. Impegniamoci noi. E nel dire noi, non sto dicendo voi che siete qui presenti in chiesa, perché so bene che oggi siamo in diretta con Teresa. E proprio per questo lo dico a tutti quelli che ci ascoltano, e se ognuno di noi si impegna a vivere questo, vedete com'è l'amore si moltiplica. Facciamoci costruttori di un mondo nuovo. Non aggiungo altro. Vi dico soltanto, e poi magari cercherò di farla avere anche attraverso il teatro di Consolo, vi darò, se non l'avete consolato fatta, la lista delle parole chiave che ci hanno accompagnato. C'è stato qualcuno che mi ha se le segnate. Queste parole chiave vi darò al capo console e le leggeremo, poi faremo anche un comunicato. Perché in ogni parola che abbiamo evidenziato in questo cammino qua si va diventa un impegno di vita. Questo era quello che avevo proposto insieme in collaborazione naturalmente con il Consiglio dell'Unione delle Stanze, in collaborazione con i vari scegli, perché mi sono confrontato sempre con loro prima di fare queste cose. E questo posso dire oggi. Veramente abbiamo realizzato qualcosa di bello, abbiamo vissuto qualcosa di bello. Quello che abbiamo vissuto non sia un episodio, ma diventi caratteristica della nostra vita e di quello che è la devozione ai nostri cristiani. Ora ci mettiamo in piedi per le intermedie della giornata e poi mi riserverò alla fine di evidenziare che è l'ultima alcune cose di ringraziamento ma anche che ci portano alla settimana santa. Santa Maria, Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre del Crocifisso, prega per noi. Madre Dolorosa, prega per noi. Madre lacrimosa, madre afflitta, madre derelitta, madre desolata, madre del figlio privata, madre della spada trafitta, madre di trovagli immersa, madre di angustia piena, madre col cuore alla croce confitta, madre vestissima, fonte di acqua, cumulo di patimenti, specchio di pazienza, rupe di costanza, ancora di confidenza, rifugio dei derelitti, difesa degli oppressi, rifugio degli increduli, sollievo dei miseri, medicina dei dannati, forza dei deboli, porto dei naufraghi, quiete delle procedure, corso dei piangenti, terrore dei demoni, prega per noi. Tesoro dei fedeli, prega per noi. Luce dei profeti, prega per noi. Guida degli apostoli, prega per noi. Corona dei martiri, prega per noi. Sostegno dei confessori, prega per noi. Perla delle vergini, prega per noi. Consolazione delle vedove, prega per noi. Madre degli orfani, prega per noi. Madre Santissima Dolorata, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. E insieme preghiamo la consacrazione a Maria Santissima del Papa. Sembra che vuole entrare fuori. Ave Maria. Dei dolori, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, ascolta ancora la voce
esposti alla tentazione e alla paura, alle tristezze e agli orrori, alle angosce e ai ti preghiamo con noi, Mamma dolcissima, come Giovanni, perché tu sia guida vigile e amorosa delle nostre anime. A te ci consacriamo, perché tu ci conduca a Gesù Salvatore. Siamo fiduciosi nel tuo amore, non guardare la nostra miseria, ma al Signore del tuo divino Figlio Crocifisso, che ci ha redenti e ottienici il perdono delle colpe. Rendici degni figli cristiani e autentici, testimoni di Cristo, apostoli dell'amore nel mondo. Donaci un cuore grande, pronto a donare e a donarsi. Rendici strumenti di pace, di concordia, di unità e di fraternità. Vergine adorata, guarda con bontà il Papa, sostienilo, confortalo, conservalo nel bene della Chiesa, custodisci e proteggi i vescovi, i sacerdoti e le anime consacrate, suscita nuove e generose vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa. Maria, bene le nostre famiglie, così piene di problemi, prive di pace e serenità, consola i fratelli sofferenti, gli amati, i lontani, gli sfiduciati, i disoccupati e gli disperati. Ai bimbi porgi la tua carezza materna, che li preservi dal male, che li faccia crescere forti, generosi, sani nell'anima e nel cuore. Veglia sui giovani, fa che le loro anime siano liberi, il loro sorriso senza malizia, la loro gioiezza sia irradiata dall'entusiasmo, da ardore, da grandi desideri e da splendide realizzazioni. Ai genitori e agli anziani, dona il tuo aiuto e il tuo conforto. Maria, preludio del Gesù e certezza di vita. Guardandoti adorata ai piedi della croce, ci sentiamo aprire il cuore alla confidenza più grande e ci invogliamo coraggio ad esprimere il desiderio più nascosto, le implorazioni più insistenti, le richieste più alte. Nessun altro meglio di te può comprenderci, nessuno lo crediamo, è disposto ad aiutarci e nessuno ha una preghiera più potente della tua. Perciò ascoltaci quando ti vogliamo, o potente per grazia presso Dio. Guarda i nostri cuori, sono pieni di ferite, guarda le nostre mani, sono piene di richieste. Non disdegnarci, ma aiutaci a sanare le molte ferite del cuore e a saper chiedere solo ciò che è giusto e santo. Ti amiamo oggi e sempre, siamo noi, Maria Santissima Madonna. Prima della meditazione finale, volevo dare alcune riflessioni di vita, partendo da questa sera, e ringraziamento intanto al cielo, al consiglio del ceto della dolorata, che abbiamo fatto delle scelte dolorose, però abbiamo fatto in modo di poter partecipare a tutti i presenti che sono stati invitati e hanno pregato con noi, il signor prefetto, il vice sindaco, quindi che dire vice sindaco che ci ha accompagnato per tutti, quindi fra sindaco e vice sindaco sempre la presenza è stata costante, questo è bello avere un sostegno di preghiera e anche l'assessore. E poi da presidente Latino con tutto il consiglio di prendere stanza, stasera ci sono anche i sindaci e i provvedimenti, capite, cioè, linguaggi che io non sono abituato, mi ha aiutato. È bello questo. E poi anche la presenza appunto delle autorità militari, cioè è stata un'altra volta, mi sembra, e stasera molto più rimane con loro. È bello perché questo ci fa sentire utili. E voglio ringraziare anche, diciamo, sia il service che ha fatto la diretta e delle sue che l'hanno data in diretta questa scelta. Questo mi dà occasione di ringraziare anticipatamente delle sue per tutte le dirette che saranno nella settimana santa, perché avremo alcune dirette, lunedì avremo la messa del Crisma e poi martedì e mercoledì i rosari insieme alla donna di passare il Dio del popolo. Bene anche il momento della discesa della croce a Santa Maria di Gesù, alle 14
mandati in diretta e prodotti appunto da un service, qualcuno diciamo in, cioè, ci viene dato dal service in maniera generosa, altro naturalmente dato anche attraverso diciamo un aiuto dell'8 per 1000 per poter realizzare questo, e grazie anche quindi la produzione che una parte della produzione è stata messa anche la produzione delle soluzioni tutta in diretta, naturalmente la produzione è distribuita tra la nostra realtà della diocesi che ci darà alcuni eventi della manifesta del Crisma e della discesa della croce e della chiesa di Santo Purgatorio che fa gli altri eventi e altri offerti appunto del servizio di Franco Marino che è stato qui in tante occasioni. Quindi appunto voglio fare questo ringraziamento unitario rimettendo in evidenza i vari aspetti sia diciamo di spesa sia di partecipazione gratuita sia di essere messe di mettere a disposizione quello che si ha. Ora do la benedizione, vi aspetto tutti a vostri appuntamenti, nel senso almeno vi aspetto a seguire, non vi aspetto in presenza perché sono condizionato, vi aspetto almeno nella in televisione, se possiamo dire così. L'importante è che preghiamo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica, Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo.